Ciao a tutti, quelli belli e quelli brutti, ma soprattutto quelli belli che siete voi, perché se state guardando questo canale, questo video, beh, siete senz'altro belle persone. E questo è Electric. Oggi un bel disegno da mostrarvi, un disegno molto particolare perché mi è piaciuto molto farlo e soprattutto perché si tratta di una youtuber molto apprezzata anche dal vostro caro Peo in persona. Sto parlando della Sabri Gamer, che per questo Halloween voleva lanciare una nuovissima maglietta con un disegno strafigo fatto dal vostro carissimo Peo di quartiere. Bando alle ciance, facciamo iniziare a scorrere qui dietro di me il video del disegno che si crea da solo. Beh, punto numero uno: io adoro disegnare le donne. L'essere umano femminile. Di solito è sempre così: l'uomo disegna bene gli uomini e le donne disegnano bene le donne, finché non si decidono di studiare bene l'anatomia del sesso opposto e improvvisamente diventa il loro sesso preferito da disegnare, cosa che a me è successo perché quando ero molto più giovane, per non dire bimbo stupido, prima di andare alla scuola comics, mentre che facevo lo scientifico, ovviamente disegnavo solo Dragon Ball o uomini potenti dai muscoli esagerati e probabilmente anatomicamente incorretti. Ma dopo che ho imparato a fare le donne, beh, ho iniziato a disegnare praticamente solo donne. È ovvio che per lavoro non puoi decidere di disegnare sempre donne, no? Però quando ti capita è sinceramente una gioia. E soprattutto se riesci nel farle venire, non dico decenti, ma il meglio che puoi, almeno personalmente, ti danno molte più soddisfazioni. Ed è quello che mi è successo con questo disegno. Perché passo 1, ovviamente, ho preso le solite fotine di riferimento della Sabri Gamer, ma soprattutto ho cercato un po' di pose. È un suggerimento che può essere molto utile anche per voi: cercare pose, non per forza di altri disegni, che già ci sono schizzi di pose là fuori, ma anche di, non so, modelle ad esempio. È una cosa che può essere molto utile perché è una sorta di disegno davvero da foto che aiuta a migliorare con l'anatomia, ma anche nel fare pose particolari. In questo caso, per esempio, c'è più peso su una gamba che su un'altra e la posizione del busto non è dritta ma è leggermente inclinata. Leggermente si deve appena accennare, e quindi ho provato a fare questa posa che ho trovato. Adesso non ho messo la foto, ma è comunque sia di una modella, e guardando la foto di questa modella ho preso la posa. Ovviamente sappiamo che adesso Sabrina ha le big boobs e quindi siamo stati generosi anche noi con le boobs, e quando riesce a dar vita a delle gran belle boobies, beh, tante soddisfazioni, tanta gioia e tanta felicità, questo senza dubbio. Vestitino, allora, per il costume, che doveva essere appunto a tema Halloween, Sabrina mi ha dato ovviamente carta bianca e lì per lì non sapevo davvero cosa fare. Però la posa, che era simpatica e direi anche sexy, perché no, non mi permetteva secondo me di usare un classico costume da streghetta ad esempio, perché avrei avrei coperto molto più del dovuto, perché un vestito da strega, a meno che non sia una strega molto sexy, ma lì per lì non mi venivano in mente idee, copre molto. Invece noi volevamo un vestito accattivante, sexy, graffiante, uno di quelli che ti fanno dire: ehi, come va? Ma salve. Quindi sì, un sacco di pelle scoperta, un po' di vedo non vedo quella, ma cosa meglio di una diavoletta, perché l'opzione allora nella mia testa era vampira, gatta. Infatti ho provato, se state guardando il video, ho provato anche a fare le orecchie da gatta, poi non mi ha convinto, ho optato per le corna tipo da demone, quindi da diavola, però non le classiche cornette piccole tipo la Daredevil, piccole, no, ho voluto proprio delle corna demoniache belle toste e decise, e non volevo neanche esagerare col rosso poi nel colore, ma questo lo vedrete poi. Ho aggiunto qualche elemento, direi tribale, non so per quale raro motivo, così stavo disegnando, secondo me ci stava bene e basta, come la collana con tipo denti o pietre sembrano, ed è uscito così il costume ultra sexy, super accattivante da diavoletta barra demone. E adesso secondo me Sabrina tocca che ci si veste così per il bene dei suoi follower, chissà se ce la facciamo a riprodurre un costume del genere nella realtà. Subito dopo abbiamo deciso di aggiungere una bella ambientazione, arricchire un po' il disegno, no? Un po' il più possibile, perché è a tema Halloween, quindi ci volevano elementi Halloween, e quali elementi più classici di qualche zucca, di una tomba e un teschio, un gufetto, pipistrelli e dietro un background tipo casa stregata, che doveva essere più un elemento grafico piuttosto che un'ambientazione vera e propria. Per quanto riguarda l'inchiostrazione, molto semplice, tratto fino, un po' più spesso sui contorni, un po' meno spesso per i dettagli interni, pochi elementi di nero pieno, perché quando si stampa poi sono cose che ho capito un po'
con l'esperienza. Non bisogna mai esagerare col nero se non si tratta di una stampa su carta, perché su carta dà un effetto diverso, come quando noi vediamo il fumetto americano o il manga, ci sono forti elementi di nero pieno, ma se lo stampi su una felpa, per come stampano queste imprese appunto che stampano magliette e cose, il nero potrebbe essere elemento di disturbo. Troppo nero potrebbe letteralmente rovinare la stampa, quindi meno nero possibile, e le parti di effettivo nero con il colore le ho mantenute un po' più chiare, lucide, insomma non nero pieno e cattivo e violento. E per chiudere con i colori, per quanto riguarda almeno questi, colori ampiamente saturi, molto accesi, per quanto si tratti di un qualcosa di Halloween comunque sia, Sabrina è una persona ottimista, positiva, che elargisce positività da tutti i pori, e ve lo posso dire in prima persona, perché mentre che ho lavorato con lei a questo disegno e stiamo lavorando anche altre cose, è sicuramente stata una buona fonte di positività per me, perché così sembra, lei è così, è positiva, è sempre felice e la cosa aiuta anche in ambito lavorativo. Però non vorrei esagerare con il parlare troppo, ma farvi godere un po' di questo speed art con un po' di musica tosta sotto. Chissà se avrò trovato qualche canzone degna di questo disegno, forse un po' creepy, posso cercare qualche remix di Halloween, non lo so, ma vi lascio con il resto del video. Spero che questo disegno vi piaccia, e se così è, mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su, e ricordatevi di iscrivervi, perché questo è Electric. And you will see, this our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween, this is Halloween. Everybody make a scene, this is Halloween, 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 Halloween.